Siamo nella galleria di Giovanni Toniatti Giacometti alla Tisana, la galleria si chiama La Cantina e qui c'è la mostra di Luciano Tonello, immagini che tra poco andranno in onda rappresenteranno la sua arte, la sua creatività. Io vorrei cominciare questo servizio ascoltando la voce di Lauretta Iuretti, amministratore comunale, che eh, come sempre quando interviene eh, mette in evidenza che la Tisana è anche centro culturale, soprattutto in certi momenti come quello festoso di settembre. Sì. Eh, io approfitto quindi dell'occasione per ringraziare la cantina di eh, Giovanni eh, Toniatti che per noi amministratori è un punto di riferimento importante. Eh, qui eh, noi ci troviamo se non settimana, eh, settimanalmente quasi due o tre volte al mese eh, per incontri di pittura, di musica e quindi un vero e proprio salotto, possiamo dire letterario, musicale, d'arte, come quei bei salotti eh, che esistevano nel 700 dove la gente si incontra per ascoltare gli artisti, eh, per eh, misurarsi e per confrontarsi, per sviluppare il cosiddetto pensiero, perché oggi più che mai il pensiero è andato in soffitta ed è questo un luogo di aggregazione e di approfondimento del cosiddetto pensiero al quale io credo molto come anche credo molto nella bellezza, la bellezza che salverà il mondo, perché viviamo in un mondo meccanico, materialistico, dove l'arte sembra non contare. Non è così, esattamente il contrario. L'artista è un faro, l'artista è colui che ci indica la strada per la verità e per la bellezza e la realtà, non quella ideale, ma la vera realtà. Giovanni Toniatti Giacometti è il padrone di casa in questo splendido spazio che è la cantina ed è sua l'idea di invitare Luciano Tonello. Io ti chiedo di presentare brevemente questo tuo collega artista. È Luciano Tonello di Vicenza è professionista, ha fatto l'accademia anche a Brera, l'ho conosciuto a Vicenza nell'ambito fieristico e tramite lo studio L. E veramente ho avuto una soddisfazione immensa dal resto è da 30 anni che organizzo eventi e anche in concomitanza ai festeggiamenti come quest'anno ho organizzato una mostra per lui naturalmente. Ritorniamo a noi professore per parlare più strettamente ai suoi quadri. Sì. I miei quadri ripropongono la realtà che è dentro di me sostanzialmente sia che si tratti di un paesaggio che sia che si tratti di un quadro in cui io inserisco lettere parole eccetera frasi mescolate comunque anche con paesaggi, con figure umane, eccetera, ripropongono una realtà eh, altra rispetto all'esterno, ma che da questa trae alimento, cioè non è una realtà puramente cerebrale, cioè, così, sarebbe eh, di per sé arida e fredda e non, non riscalderebbe, il mio cuore non riscalderebbe certo e temo neanche quello degli altri, è una realtà che è dentro di me e che io cerco di esternare sulla tela. Questo eh, mi porta a eh, diciamo, dare un valore estetico nel senso che, eh, in senso etimologico, estetico deriva dal greco estano, ma è sentire, cioè io sento che questo mondo eh, che è dentro di me, riporta se non fosse espresso sulla tela, mi mancherebbe, sento che eh, tutto ciò che io ho dipinto sulla tela è qualcosa di infinitamente più concreto della realtà che vedo. Anche se questa realtà è concreta, è reale, eh, se io la tocco con gli altri sensi la, ve, la, la, la percepisco. Ma vederla, quello che vedo sul quadro va molto al di là della realtà di cui non possiamo fare a meno, perché in questa dimensione, ripeto, ci dobbiamo muovere in questi ambiti. Però coltivando. Eh, esternando sulla tela, il valore estetico nasce proprio da questo. Sentire, eh, voglio dire, anche i quadri che reputo meno riusciti, che magari non esporrò mai perché non li ritengo validi per un'esposizione, eccetera, ehm, sento che. Non sono mai da buttare via, no, non butto via, certo, sono meno interessanti di altri. Ma del resto sono sempre un racconto interiore suo. Sì, eh, sono un racconto, ma eh, c'è sempre qualcosa di non banale che li riscatta. C'è sempre qualche cosa, un suggerimento, uno spunto, uno spiraglio che mi dice: no, mettilo da parte, magari un domani lo riprendo, lascialo lì. Io dentro di me ho anche una molla. Che mi spinge a portare fuori questa realtà, perché io ho sempre vissuto, dic dico che l'artista sulle nuvole, questo è un tratto caratteristico del mio car eh, del mio, della mia personalità che mi ha sempre contraddistinto. E quando ero ragazzino, fino anche all'età adulta, mi hanno sempre detto tu ti devi svegliare, devi essere. Io dicevo ma cosa vuol dire svegliare? Svegliatevi voi, dico, cioè, <ride> dire, eh, svegli eh, svegliatevi voi che poi combinate i disastri che combinate insomma in giro. Cioè, l'artista alla peggio. Se proprio va male sarà un imbratatelo, dipingerà quadri brutti, vai, pazienza, se li terrà in casa nessuno gli li comprerà, non, non casca il mondo, fa i suoi, cioè, la cosa rimane, ma i, i disastri che assistiamo ogni giorno che ci vengono propinati dalla televisione e non, non voglio dilungarmi su quali, perché Esula e non, non, non meriterebbero neanche di essere citati, tanto li conosciamo tutti. Non sono creati da artisti, sono creati dai cosiddetti praticoni che hanno le mani in pasta in tante cose e poi vediamo come va a finire. L'artista svolge una funzione utilissima e da un punto di vista. Eh, diciamo così di eh, sì, da, creare le cose belle che poi rimarranno nei musei nei, nei casi migliori di artisti che verranno valutati come grandi artisti avranno una marcia più rispetto agli altri benissimo ma anche coloro che rimangono un pelino indietro eh, comunque testimoniano un ehm, come dire un valore aggiunto rispetto, cioè mh, quel valore che dicevo prima in sostanza, la creatività, la capacità di vedere oltre, la capacità di risolvere i problemi da un'altra angolazione. Eh, ti permettono di, eh, di dare anche una svolta alla tua vita qualche volta, di, no, di non abbatterti, ti, ti, ti permettono anche di affrontare per quanto è possibile, certo non è sempre facile, col sorriso sulle labbra le difficoltà e le avversità della vita. Questo, ecco, quindi il valore estetico è questo. Il quadro non sempre può essere il quadro che volevo, il quadro può non essere bellissimo, ma ha un valore estetico in cui io sento che quello che ho creato è qualcosa di molto reale, di molto concreto, perché è un pezzettino. Del mio mondo ed è stato trasportato sulla tela e quello rimane. Piacerà o non piacerà? È un'altra faccenda, però è una parte del mio universo. Potevo farlo meglio, potevo, la stesura del colore poteva essere migliore, non lo so. Quel cappello poteva andare poteva essere rosso invece, anziché verde, può, può prestare di fianco a molte critiche. Benissimo, però è un pezzetto del tuo mondo e non averlo portato sulla tela. Per me. Infatti, ho un'urgenza dentro di dire molto di più di quello che ho detto. Di dire ancora, ho tante cose da dire, spero di poterle dire e nel dirle io già sono felice, questa è la mia felicità.